sarà comunque registrato e quindi tranquillamente potete riascoltare tutto il webinar. Allora, ciao Gabriele, buongiorno. Innanzitutto volevo dare il benvenuto a te. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Gabriele, illustraci un attimo prima di tutto quello che pian piano che arrivano anche gli altri, eventualmente illustraci quello che sono, diciamo, i vari, anzi, che cos'è prima di tutto FCM, chi è, che cosa ci propone anche a livello di piattaforme, che è molto importante. E poi ovviamente, ecco, dici tu poi le tue riflessioni e altro. Sì, guarda, Mentre buongiorno a condivido lo tutti. schermo, Innanzitutto grazie di eh? avermi invitato e spero di dare un contributo utile e non annoiare nessuno. Per chi non mi conoscesse, sono Gabriele Vedani, direttore generale di Forest Capital Markets, da sempre, ossia da quando Forest Capital Markets è entrata in Italia e stiamo parlando sostanzialmente del 2008. Forest Capital Markets si contraddistingue fondamentalmente per tre fattori. Il primo è un'azienda globale, è un intermediario online. Noi siamo attivi nel trading online su Forex e CFD. I contratti per differenza danno in realtà la possibilità di poter far operare i nostri clienti su una molteplicità di sottostanti. La novità dell'ultimo, veramente l'ultima ora mi verrebbe da dire, ma è dell'ultimo mese in realtà, è che abbiamo da poco introdotto a grandissima richiesta anche i CFD su singole azioni. Quindi oggi si possono tradare le blue chips tipo Amazon, Apple, BMW. Le particolarità di Forest Capital Markets sono in realtà, oltre al fatto di essere una società globale, parte del gruppo Leucadia, che è quotata al New York Stock Exchange con il nome Jefferson, una società che ha 18 billion di asset, quindi di essere piuttosto solida. E le particolarità per quello che riguarda il trading online di FXCM sono sostanzialmente due. La prima è il tipo, la modalità di esecuzione che noi abbiamo e la seconda è il discorso invece che è più oggetto della nostra chiacchierata di oggi, su cui io farò solo un accenno e poi lascerò la palla a Christian, che è il discorso di tecnologia. Allora, senza voler annoiare nessuno e entrare troppo nel tecnico, anzi io vi chiederei di farmi domande sia live adesso via chat. Che poi tranquillamente le cercheremo di rispondere tempestivamente a tutte le domande che saranno postate a chi vorrà vedere il video su YouTube tramite appunto lo spazio per i commenti. Quindi saremo ben felici di soddisfare tutte le curiosità. Dicevo, partendo dall'esecuzione, l'esecuzione di FXCM è la cosiddetta esecuzione potenziata. Cosa significa? Di fatto noi non siamo controparte obbligatoriamente dei nostri clienti, ossia i prezzi che i nostri clienti vedono, per meglio dire, non sono esattamente formati da Forest Capital Markets come avviene con quasi tutti i nostri competitor broker. In realtà noi questi prezzi che noi pubblichiamo sulle nostre piattaforme li prendiamo direttamente dai liquidity provider con cui siamo connessi sul mercato. FXCM ha una molteplicità di liquidity provider che variano da un minimo di 3 a un massimo di 20 a seconda dello strumento sottostante per ciascun appunto strumento e noi pubblichiamo sostanzialmente tramite un mega server che noi abbiamo definito BBOE, che sta per Best Bid Offer Engine, cioè motore di selezione del miglior bid e miglior ask, cioè miglior prezzo a cui si compra, ma miglior prezzo a cui si vende un bene, pubblichiamo appunto il miglior prezzo che in quel momento il mercato offre. Questo dà dei vantaggi che per chi non è un trader avanzato, non è molto,
se vogliamo, familiare con l'esecuzione, magari non sono semplicissimi da capire al volo, però ve li enuncio brevissimamente. Il primo è che noi non abbiamo nessun conflitto di interesse, noi guadagniamo sostanzialmente sulla commissione o sul markup che noi abbiamo rispetto al prezzo, indipendentemente dal fatto che il nostro cliente poi vada al rialzo o al ribasso. A noi interessa che il cliente operi, e di qui ecco che c'è l'interesse a fare e a dare al nostro cliente il miglior prezzo possibile. Il primo vero vantaggio. Il secondo vantaggio è che tutti gli ordini dei nostri clienti rimangono sul nostro server fino a che l'ordine a cui il prezzo a cui questi ordini sono stati inseriti non matcha il prezzo di mercato. Solo in quel momento si va a mercato dal liquidity provider che in quel momento sta mostrando quell'ordine per fare il cosiddetto matching e quindi l'esecuzione. Quindi questo vuol dire che di fatto quando si opera con FXM e si ha uno stop loss, si ha un profit pendente, non si dice al mercato, non si passa questa informazione al mercato, ma questa informazione viceversa rimane proprietaria, rimane nascosta. E questo è sicuramente un vantaggio in termini di privacy e di non lettura da parte del mercato, dei potenziali market maker. Ecco, che è importante, scusami se ti interrompo, anche Gabriele, è molto importante per chi ovviamente è neofita e ci sta e ci sta ascoltando, che il suo ordine non vada, diciamo, manipolato, appunto vada direttamente al mercato e viene fatto in pochi millesimi di secondo. Giusto? Assolutamente, correttissimo quello che hai detto, e anzi mi aiuta ad introdurre il terzo vantaggio della nostra esecuzione, ossia che e queste sono statistiche che noi pubblichiamo periodicamente, quindi sono facili da controllare anche sul nostro sito, noi essendo un'azienda parte di un gruppo quotato come Jefferies, ovviamente abbiamo un obbligo di trasparenza nei nostri nei confronti dei nostri clienti / investitori assoluto, ossia che noi teniamo delle statistiche di slippage, cioè di differenza tra il prezzo inserito e il prezzo a cui si va a eseguire effettivamente, molto accurate, e vengono pubblicate periodicamente, vengono aggiornate. Ecco, questo è molto importante secondo me da far vedere, anzi potete andare sul sito che vedete, io ho condiviso lo schermo, potete andare sul sito fcm.com/it e potete andare direttamente a vedere queste cose che ha detto Gabriele. Sì, e guarda, se vai sulla home page proprio, Christian, sì, potrei vedere che proprio facciamo riferimento allo slippage, cioè questa differenza di prezzo tra prezzo inserito. Ecco, se scrolli leggermente in basso vedrai già esecuzione potenziata, bravissimo. Eccolo. Se fai lì vedi che l'89% degli ordini che vengono inseriti ai nostri clienti riceve uno slippage positivo, quindi viene eseguito a un prezzo migliore di quello a cui viene inserito, oppure viene eseguito esattamente allo stesso prezzo. E questo è sicuramente un qualcosa molto importante che magari un neofita fa fatica ad apprezzare, ma vi assicuro che l'esperienza di trading ne risulta estremamente migliore. Ecco qui. Perfetto, qui, esattamente. Qui vedete che il 60% degli ordini, in base agli ultimi dati, non ha ricevuto alcuno slippage, quindi è stato eseguito esattamente al prezzo inserito, il 29% ha ricevuto uno slippage positivo, il 10% ha ricevuto uno slippage negativo, perché ovviamente il mercato si muove, quindi non possiamo garantire che si muove in una direzione o nell'altra. Praticamente lo slippage, ecco, per chi magari non ha capito ancora bene, è praticamente la differenza tra il prezzo che noi andiamo diciamo, che vogliamo mettere al mercato e il prezzo che realmente il mercato ci dà, perché ovviamente sapete che molte volte non possiamo comprare a un prezzo se non c'è un'altra parte, quindi dall'altra parte non c'è chi mi dà, chi vende o compra vicendevolmente allo stesso prezzo, e quindi si crea questo slippage. Molte volte può capitare, molti broker hanno uno slippage molto alto, invece FCM vedete già che i slippage negativi, cioè quelli che vanno a discapito, diciamo, nostro, sono molto pochi. Sì. Poi
Perfetto, Cristian, grazie del chiarimento. Lascio a ciascuno di voi la voglia di andare a poi leggersi il dettaglio, perché cliccando su 2020 noi aggiorniamo di solito Ah, sì, mensilmente queste questo qui. statistiche, però vabbè, entriamo troppo nel complicato. Scrollando in basso adesso potrai vedere esattamente quali sono gli spread, Ah, su quali ok. ordini, su Poi quali ti va. strumenti, cioè c'è tutto Sì, un dettaglio. questo Noi qui. questi dati che vedete comunque sono riferiti al periodo del 1º gennaio al 31 maggio 2020 e mensilmente vengono aggiornati per l'anno in corso. Quindi a brevissimo aggiungeremo Perfetto. anche i dati relativi al mese di giugno e via dicendo. Benissimo, Ok, benissimo. torniamo quindi al terzo punto. Quindi se torniamo sulla homepage, torniamo al Sì. terzo punto, che è quello che in realtà è quello che oggi è oggetto della nostra chiacchierata, ossia le piattaforme. Allora, innanzitutto, cosa dobbiamo dire, cosa ci teniamo a dire noi di FXM? Che noi abbiamo fatto un grossissimo sforzo per investire in tecnologie per rendere l'esperienza con FXM la più semplice, ma anche la più professionale possibile per i nostri trader. Quindi, per combinare la semplicità alla molteplicità di tipologie di ordini, di capacità operative, di per esempio fare trading direttamente dal grafico, di spostare gli ordini operando direttamente sul grafico trascinando la righetta che rappresenta il vostro ordine, abbiamo pensato fin da subito, ed è stata un'esperienza, se vogliamo, unica nel panorama dei broker mondiali e anche molto impegnativa, credetemi, fin dall'anno della sua fondazione nel 1999, tant'è vero che FXM ha da poco festeggiato i 20 anni di attività, come si vede nel logo che Sì, riporta qui appunto i 20 sopra, years of esatto. trading, abbiamo pensato di sviluppare una piattaforma proprietaria. Quindi oggi, quando i nostri clienti utilizzano la Trading Station 2, si chiama adesso, nelle tre versioni quindi online, mobile o desktop, ed eccola qui, Christian l'ha aperta, lui usa la versione nera che è molto elegante, c'è anche una skin Sì, bianca o può essere c'è molto. personalizzabile. Sì, basta andare sulle opzioni, ecco, avete chiaro, beige scuro e blu scuro, avete delle diciamo, opzioni che poi basta fare applica e le applica automaticamente in un attimo. Insomma, vedete, ecco, poi Esatto, quindi anche poi questa schermata nera qui può essere dalla. ognuno in base ai gusti la personalizza. Esatto. E, ecco, perché abbiamo voluto investire in tecnologia? Proprio per poter dare ai nostri clienti l'esperienza che noi ritenevamo la migliore. Non solo, qual è l'altro vantaggio di avere una piattaforma proprietaria? È il fatto che noi, avendo decine di migliaia di clienti che operano contemporaneamente in tutto il mondo sulla nostra piattaforma, abbiamo ovviamente dei feedback molto puntuali e molto anche di grandi volumi su quelle che possono essere le migliorie o le cose che non funzionano o le cose che la nostra piattaforma non fa e che i nostri clienti vorrebbero che facessero o che facessero in maniera diversa. Quindi capite che avere questo enorme feedback da parte dei clienti operativi e avere la possibilità di intervenire sulla piattaforma ci ha permesso, in oltre 20 anni di operatività, di rendere veramente la piattaforma calzante a quelle che sono le richieste del mercato degli operatori. Quindi riteniamo di avere un prodotto estremamente fruibile, semplice, ma al contempo che dia la possibilità di operare in maniera molto professionale, quindi con testing a bordo, con la possibilità di aprire Market Scope, che è uno dei pacchetti grafici più avanzati, con la possibilità di operare dei grafici, con un sacco di appunto opportunità, con creazione Esatto. di ordini più disparati, insomma, non vi sto a tediare. D'altro canto, però, e qui veniamo ancora più specificamente al tema di oggi, e poi passo la palla a Christian, che è sicuramente molto più esperto di me,
noi abbiamo ritenuto opportuno, ma ci è stato richiesto dal mercato, di integrarci con le piattaforme più diffuse al mondo. Perché? Perché ci sono degli utenti che comunque, dato che tutti i nostri competitor come broker non hanno fatto lo stesso percorso nostro e quindi non hanno sviluppato una loro piattaforma, ma viceversa utilizzano delle piattaforme che sono un po' degli esperanto sul mercato, ossia che tutti i broker hanno e poi ci mettono il proprio marchietto, ma di fatto esatto, stanno utilizzando la stessa piattaforma, chi opera su quella piattaforma. Ovviamente la più diffusa, la più popolare, la più conosciuta al mondo è la MetaTrader 4, che, mentre invece la MetaTrader 5, anche se è costata un occhio alla testa in termini di sviluppo, non sta avendo lo stesso successo, la stessa popolarità, ma ce ne sono molto altre, tipo NinjaTrader, che Christian conosce molto bene, esatto, tipo altre piattaforme, quali ad esempio TradingView, che è sicuramente una delle, riteniamo, migliori e più professionali. Perché questo? Perché sostanzialmente, e poi mi taccio e passo la parola a Christian, TradingView altro non è che una piattaforma che nasce principalmente come piattaforma di analisi tecnica. Infatti, e esatto, quindi ha delle futures, delle caratteristiche, delle capacità di analisi che sono state esattamente e principalmente studiate e sviluppate negli anni per operare come analisti tecnici. E da lì poi hanno scelto di recente di integrarsi anche con la parte di esecuzione e ovviamente FXIM è stato ben felice di integrarsi come broker, diciamo, di riferimento, broker partner con TradingView per poter permettere di andare ad eseguire direttamente a mercato le analisi che in TradingView si possono eseguire per formare analisi di tipo tecnico. Io spero di avervi dato delle informazioni benché sintetiche, interessanti, di non avervi annoiato. Rimango certo, a vostra disposizione, certo. Io rimango con voi durante tutto il percorso del webinar di Christian e passo a lui la parola. Vi ringrazio. Ah, perfetto, ti ringrazio anche a nome di tutti, specialmente poi per quanto riguarda le domande, anzi ti ringrazio già da ora perché ti sei reso disponibile a rispondere poi alle domande sia in questo webinar che comunque è importante per chi sta ascoltando, ma anche poi nel post, diciamo, webinar che troverete tutti ovviamente su YouTube. Quindi la cosa buona che per chi ci sta ascoltando è che potete fare ovviamente le domande qui subito e ricevere subito una risposta. Voglio anche aggiungere una cosa importante che poi mi dirà eventualmente Gabriele prima di concludere anche questa introduzione che ci hai fatto, che con lo stesso numero praticamente di conto addirittura si può avere diciamo, potete andare su NinjaTrader, MetaTrader, la Trading Station e TradingView, cioè praticamente potete avere tutte le piattaforme accedendo con un numero di conto. Quindi questo già è un'altra cosa che molti broker, anzi quasi nessuno fa, quindi questa è una cosa che abbiamo testato anche con i miei corsisti, ma anche con altre persone che comunque hanno accesso e hanno fatto del DFCM il broker, il loro broker. Avete anche poi il link nella chat e poi anche in descrizione del canale Telegram per aprire un nuovo conto e potete anche eventualmente appunto chiedere prima di aprire, potete fare anche un conto demo per poter testare le piattaforme o la piattaforma che piace a voi. Va bene? Giusto, Gabriele, quello che ho detto? Assolutamente corretto, anzi molto importante, ti ringrazio per averlo sottolineato. Perfetto. Allora, iniziamo subito con
con il webinar per quanto riguarda le anzi la checklist, io la chiamo, dell'apertura di una posizione. Perché? Perché molte volte purtroppo non si hanno la certezza vera e propria di poter aprire una posizione. Questo, aspettate che vi metto ovviamente già lo sharing, anzi a parte posso farlo anche da qui senza che andiamo a fare chissà che cosa. Vi faccio vedere un attimo quelle che sono ovviamente le diapositive che ho preparato per voi, cominciando ovviamente da aprire una posizione di trading, la checklist che devi avere. Perché? L'importo Renzo mi dice l'importo minimo per aprire il conto reale. Gabriele, c'è un minimo per aprire il conto reale in FCM, scusami? Assolutamente sì, e siamo a 300 euro. Perfetto, perfetto. Quindi è una quota molto popolare. Allora, diciamolo molto chiaramente. Noi di FCM siamo molto attenti al rischio per quello che riguarda l'attività di trading. È il segreto di Pulcinella: la stragrande maggioranza dei clienti che fanno trading online perdono soldi. Noi stessi lo diciamo in tutte le nostre comunicazioni e vogliamo calcare la mano su questo. Ma vogliamo altresì aiutare i clienti a non perdere soldi. Due sono i modi per aiutare i clienti a non perdere soldi. Il primo è cercare di essere professionali nell'esecuzione e nella fornitura delle piattaforme, e questo mi sembra di averlo già fatto capire dai pochi minuti in cui ho parlato, e spero che sia passato il messaggio. L'altro modo per cercare di aiutare i clienti a non perdere soldi è di sensibilizzarli, e colgo la palla al balzo per farlo, è sensibilizzarli a un utilizzo consapevole della leva. In tutto il mondo c'è una corsa a fornire la leva più alta per attrarre maggiori interessi vendendo l'utopia che con pochi euro si possa diventare ricchi. In realtà l'attività di trading è un'attività a cui bisogna approcciarsi in maniera professionale, e sicuramente chi sta guardando questo video ha questo intendimento, se no non starebbe ad investire del tempo a seguire me e Christian, togliendo del tempo da altre attività per cercare di imparare qualcosa. E quindi, dicevo, la modalità professionale è quella di dire: attenzione, se mettete dei soldi sul conto, il margine rispetto alle posizioni deve essere adeguato. Aprire posizioni con un alto margine è una cosa che sicuramente vi si ritorce contro, perché il mercato prima o poi si muoverà in maniera imprevedibile, e se io non ho margine abbondante sul conto e quindi le spalle abbastanza larghe, mi vado a schiantare alla prima curva. È come guidare una Formula 1 subito appena da neopatentati, e appena si schiaccia l'acceleratore si va a sbattere sicuramente. Ecco, alla stessa stregua vi chiediamo una ottima proporzione tra margine deposito sul conto e posizioni che andate a prendere. È per questo che abbiamo ritenuto opportuno non scendere al di sotto di 300 euro, che sono comunque a nostro avviso una quota popolare alla portata di tutte le tasche, ma che, dato che il nostro lotto minimo è di 1000 euro di unità per qualunque commodity, coppia di valute o azione che si vuole acquistare o indice azionario, ecco, 1000 unità con 300 euro sul conto vuol dire che si utilizza una leva 1 a 3, che è già secondo noi alta, ma non è certo la leva 1 a 30 che è la leva massima che ESMA permette ai clienti europei. Grazie alla domanda, e torno a tacermi, se no rubo troppo spazio a Christian. No, ti ringrazio, no, non ti preoccupare, anzi era doveroso dirlo, perché io anche, ecco, per chi mi conosce sia come corsista, ma anche come per chi mi ascolta in trading room tutti i giorni, quindi sapete benissimo che in descrizione avete anche ecco, l'opportunità di iscrivervi sia ai corsi che alla trading room, ecco, sapete benissimo che io il discorso leva, il discorso rischio lo metto al primo posto. E infatti, perché aprire una posizione di trading, la checklist? Perché io penso che nel momento in cui, e andiamo alla diapositiva dopo, nel momento in cui noi dobbiamo crearci una posizione, dobbiamo tenere in conto determinate cose.
Allora, poi allora, Renzo, poi ti rispondo tra un pochino perché sicuramente sì, però guarda, mi rubo poi ecco, 10 minuti tra qualche minuto, va bene? Allora, abbiamo una big view, cioè la prima cosa che bisogna fare è la big view, cioè una fotografia massima di una visione di lungo periodo. Per poter crearci almeno un qualcosa di dire, va bene, questo è quello che sta succedendo da qualche anno a questa parte. Dopodiché, dobbiamo accorgerci se controllare il tipo di movimenti di prezzo. Quindi, prima di mettere le operazioni, dobbiamo crearci un'analisi. Ecco perché è importante quando io vado a vedere un grafico come questo, e poi ve lo faccio vedere anche che con qualsiasi piattaforma ovviamente possiamo andarlo a prendere. Se noi andiamo a prendere un grafico come questo e andarlo a prendere come con una visibilità, ad esempio settimanale, che significa settimanale? Significa che nel momento in cui io vado a vedere il grafico, ogni candela è una settimana. Questo lo dico per i neofiti magari che ci stanno ascoltando. Che cosa succede? Che quando io vado a vedere che l'oro durante la settimana, il decorso settimanale mi sta facendo, per esempio, potrebbe arrivare a un doppio massimo qui sopra, io che cosa posso capire dal mercato? Che sicuramente è un mercato in trend, sicuramente ci sarà tra un po' un fine trend, quindi io posso capire che i massimi sono ovviamente qui sui 1000, e adesso andiamo a prendere anche una linea orizzontale. Praticamente cosa succede? Che io posso capire che i 1900 sono, diciamo, tra 1890 e 1900 sono il mio massimo. Questo potrebbe essere un cup and handle. Mi sono fatto già una view, diciamo, una big picture, no? Una visione, una fotografia. Più grande, no? Come si dice negli USA. Allora, cosa succede? Che nel momento in cui mi sono fatto diciamo una visione di lungo periodo, ecco qui che posso andare a controllare i livelli statici. Cioè, io che cosa devo andare a fare prima di controllare i pattern di prezzo e prima di fare. E adesso poi andiamo a vedere punto per punto, non vi preoccupate, vi sto facendo vedere qui sulle slide qualcosa di particolare che vi tiene poi in mente questa cosa. Anzi, se chi vuole poi queste slide o vuole vedere il video può o me lo chiede tramite ecco, tramite mail su webinar@christianciuffa.com, poi le andrò a scrivere dopo, oppure se vuole le slide le posso comunque mandare, non ho problemi di sorta a mandare le slide a chi vuole. Quindi, ovviamente ci sarà un controllo dei livelli statici, quindi andiamo per gradi finora e andiamo a mettere queste cose che io vi ho detto finora all'interno di un grafico. Quindi, ovviamente questo, poi chiedetemi pure se volete avere delle spiegazioni in più su questo. Ovviamente è una cosa che bisogna fare sia se siate dei trader intraday che se siate dei trader ovviamente multiday. Perché? Perché ovviamente anche se siete dei trader quindi intraday di breve periodo, dovete avere una visione ovviamente primaria che se siete intraday ovviamente catturerà magari in una settimana. Ovviamente che cosa io vado a fare? Una volta che io ho una picture, cioè una visione, una fotografia del prezzo per come andrà da qui in poi, io che cosa posso fare? Post, diciamo, analisi grande. Posso fare in modo tale di avere una visione poi di breve per andare poi giorno dopo giorno a tradare magari nel 15 minuti, perché il
le fluttuazioni che si hanno, magari se io devo, ecco, capisco che il prezzo deve arrivare praticamente, guardate, vi faccio capire la faccenda, se deve arrivare fino a qui il prezzo, aspettate che ve lo metto ovviamente in bianco, se deve arrivare fino a qui il prezzo, io che cosa vado a fare? Questa è una visione giornaliera, quindi io, significa praticamente che il mio prezzo attuale, che è i 1806, mi potrebbe arrivare a 1883. Quindi io che cosa posso fare? Posso capire, anzi, posso fare anche un'ulteriore cosa, cioè mettere un supporto magari anche qui, per esempio. Quindi posso andare a capire che questi... Oh, scusate. Posso andare a capire che alla fine la fluttuazione di mercato, cioè quella che posso avere tra praticamente tra questa zona, aspettate che prendo la penna, tra questa zona qui è la mia zona di range per poter operare intraday. Se io vado a fare un multiday, la mia zona rimane anche questa, no? Per esempio, però la posso vedere in un lungo periodo. Quindi io, nello stesso momento, io che cosa potrei fare praticamente nel grafico? Potrei avere, per esempio, potrei mettere un ordine ora a mercato, per esempio in buy, sul, ad esempio, sull'euro, sul dollaro, in cui ovviamente andrò a scegliere, no? Un... per esempio, che ne so, adesso io faccio un esempio, ma non è, prendetemelo sempre ragazzi come esempio, non vi sto dando nessun segnale di ingresso e di niente, sto facendo solamente un esempio su grafico. Vedete, io posso andare con la TradeStation, ma sia con la NinjaTrader sia con la TradingView, posso fare la stessa idea, e con la MetaTrader posso fare la stessa identica cosa. Cosa faccio io? Metto il mio stop loss, metto il mio ordine, ovviamente il mio take profit, e questo lo posso mettere come ordine di lungo periodo, ok? Quindi io posso capire che, ecco, per esempio qui sotto, questo è un ordine di lungo periodo. Bene. Però voglio fare che cosa? Voglio fare anche... scusate, ho messo lo stop loss troppo corto, scusate un attimo, aspettate che vado a rimettere la posizione. Eccolo qui. Ecco, per farvi adesso capire la questione. E posso mettere nel frattempo l'ordine sul 15 minuti, magari, eccolo qui, per esempio, e porre... per esempio sempre in buy, perché voglio farlo arrivare magari fino a qui, due posizioni, nello stesso momento due posizioni che possono rilevarmi che cosa? Uno stop magari, no? Qui sotto, e un limite qui sopra. Posso fare due ordini contemporaneamente. Quindi un ordine di lungo e un ordine allo stesso tempo, un ordine di breve, ok? Quindi è questa l'opzione che io posso avere con una visione appunto di breve, di lungo e di medio periodo. Ok ragazzi? Quindi questo è quello che volevo dirvi. Dopodiché ovviamente stessa cosa io posso averla con qualsiasi tipo di grafico, ok? Adesso voglio crearvi... Però voglio far vedere anche un'altra cosa, perché oltre a quello che sono gli ordini, ovviamente di breve, di lungo, di medio periodo, voglio anche farvi vedere una cosa importante, perché alla fine voglio darvi una visione che può essere data dai candle pattern, dai candlestick pattern, dai pattern emoji. Quindi dopo aver controllato la visione di lungo, io che cosa vado a fare? Vado a riprendere, per esempio, mettiamo adesso, facciamo la stessa cosa con euro-dollaro. Io che cosa vado a fare? Vado a crearmi dei livelli statici. Cioè io che cosa vado a fare praticamente? Vado a crearmi su un grafico all'inizio settimanale magari, no? Quindi vado a crearmi dei livelli, vedete, come questo, per esempio settimanali, dei livelli che possono andarmi
ecco per esempio un altro qui, un altro lo posso prendere magari sotto, dei livelli statici importanti, ecco per esempio come questo, un altro, per esempio, e posso crearmi anche un altro come questo, eccolo qui, vedete, molto importanti. Dopodiché, che cosa vado a fare? Vado a prendere il grafico giornaliero. Quindi vedete come io che cosa ho fatto in questo momento? Mi sono creato dei livelli statici importanti. Sull'orario, ovviamente sul giornaliero, mi posso andare a creare altri livelli che magari sono di breve periodo. Posso addirittura anche cambiare di colore, perché magari, per esempio, tipo questo livello, che per me è molto importante, magari mi creo con un altro colore e lo vado a immettere, ok, sul... aspettate che ho preso la linea sbagliata, volevo mettere questa. Ecco qui, mi creo questo... Ecco qui, mi creo queste zone importanti, ok, dove poter ovviamente andare ad operare, per esempio, sul breve periodo. Quindi vedete come è importante anche questo. Per esempio, qui sull'orario ne vedo anche un'altra, quindi posso mettere dei livelli statici a livello discrezionale che possono andare, diciamo, ecco qui, a farci capire il breve periodo, ok? Vedete, il più breve periodo, ok? Dopodiché, che cosa vado a fare? Per esempio, io che faccio trading geometrico, per esempio, mi vado a creare anche dei livelli su con Fibonacci, cioè oltre i livelli statici che posso andare a prendere, mi creo dei livelli con Fibonacci. Vedete? Praticamente, io che cosa vado a fare? Vado a immettere dei livelli importanti con l'aiuto di Fibonacci. E vedete che molti livelli. Scusate, ecco qui, devo togliere, ecco qui. Molti livelli vicino al mio livello di prezzo che sono ora sono riscontrabili anche con Fibonacci. Guardate il 61%, e quindi mi vado a fare che cosa? A impostare delle zone di confluenza, tipo per esempio questa è una ottima zona di confluenza, per esempio questa è un'ottima zona di confluenza al ribasso, ad esempio questa che è tuttora una zona di confluenza su, per esempio, no, sul 50%, addirittura poi si è creata anche, vedete qui sopra, una zona di confluenza tra il 38 e il mensile, vedete? E la resistenza mensile tra 1,17 e 1. Vedete, è 1 e 16. Ovviamente questa cosa qui di Fibonacci la vado a fare nel lungo periodo, ma anche, per esempio, nel breve periodo. Quindi, per esempio, posso andare anche a crearmi, sempre prendendo massimo e minimo. Ovviamente qui non sto facendo adesso una lezione su Fibonacci, ma vi sto adesso dicendo come creare, per esempio, dei livelli statici. E per esempio questo sono ottimi livelli statici. Per esempio guardate il 113, per esempio, che è un altro livello che io posso mettere qui come altro livello, magari cambiando anche di colore, un altro livello che io ho preso sul più breve periodo. Quindi cosa vado a fare prima di mettere un'operazione? Vado a crearmi delle zone importanti. Poi, dopodiché, vado a fare che cosa? Vado a prendere, attenzione qui, vado a prendermi i pattern, candlestick, pattern armonici, pattern geometrici, gli indicatori per chi li utilizza. Allora, stessa cosa che stavo dicendo prima, cioè, cosa vado a fare io? Poi, dopo aver creato, e andiamo ad allargare il grafico, dopo aver creato queste zone importanti, vado a vedere se ci sono grafici o pattern importanti. Per esempio, io già ne vedo uno che è questo cup and handle che si sta sviluppando, per esempio, sull'euro-dollaro. Non solo, per esempio, c'è questo pattern armonico che si è venuto a creare, dove, per esempio, c'è stata una zona di profitto qui sotto. Adesso si sta creando un doppio massimo, un triplo massimo addirittura, se andiamo a vedere bene la questione. Quindi vedete come questa zona quindi sia molto importante, quindi è una zona da tenere sott'occhio. Eccola qui, infatti,
quella zona importante dove avevamo visto come Fibonacci e come, per esempio, livello statico. Vedete quante cose prima di mettere l'operazione bisogna fare? Di analisi? Dopodiché, che cosa vado a vedere? Vado a vedere, per esempio, che qui c'è una flag. Quindi vado a vedere la rottura magari di un doppio massimo. Vado a vedere che qui magari ci può essere una zona di lateralizzazione anche, no? Basata su questo pattern qui, che c'è è un altro, magari si può vedere qui, che può essere un altro cup and handle, magari, no? Quindi un cup and handle, un cup and handle più piccolo. Posso vedere magari dei testa e spalle, tutte altre cose che possono venire a capo a che cosa? A cercarmi un entry. Ora, per esempio, andiamo a vedere, per esempio, sul 15 minuti, andiamo a vedere se c'è una zona appetibile per poter capire questa circostanza. Ad esempio, guardate qui. Qui si sta creando una situazione, quindi di doppio massimo, guardate. Ma c'è anche, vedete, ci sono anche dei candlestick importanti. E qui, per esempio, addirittura guardate questi livelli di prezzo, no? Importanti con queste chiusure. E guardate che si sta creando qui anche, per esempio, addirittura anche sul breve, un triangolo ascendente. C'è stato qui, guardate, anche sul 15 minuti c'è stato appunto questo doppio massimo che ha fatto questo pullback, vedete? Che si è esteso intorno a questa zona, creando anche magari una zona di staticità. Quindi vedete com'è importante capire queste cose. Se io ho il sentore che l'euro-dollaro andrà verso l'alto, io che cosa vado a fare in questo momento? Vado a tentare degli ordini che possono andare al rialzo sui 15 minuti, magari su zone importanti. Andiamo a vedere se ci sono, per esempio, zone importanti sopra la mia zona, sopra il 15 minuti. Per esempio, qui c'è un'altra zona importante. Andiamo a vedere magari con il grafico, tendendo il grafico verso di me, vedete? Siamo già in una zona importante, quindi ci possiamo aspettare una rottura di questi 1,1450, che è uno step importante, perché è una resistenza importante. Quindi cosa succede? Succede che noi possiamo in realtà crearci una sorta di programmazione, ok? Cosa succede poi? Poi succede una cosa importante. Succede che io devo capire qual è la mia entry. Quindi la mia entry quale sarà? E ecco qui il punto successivo. Quando abbiamo noi la visione di breve, abbiamo una visione analitica importante, cosa vado a vedere ovviamente di importante in questo momento? Vado a vedere, e andiamo sulla diapositiva dopo, l'entry, aprire una, andiamo ad aprire la nostra posizione. L'entry soddisfa i requisiti d'ingresso, cioè devo andare a vedere la mia strategia d'ingresso. È una strategia sulla rottura magari di un canale, è una strategia su una rottura magari su una Morningstar, è una strategia magari di un pattern armonico, quindi abbiamo, che ne so, un pattern rialzista, magari un Gartley pattern o un pattern armonico, abbiamo un testa e spalle di continuazione, abbiamo una flag, abbiamo un triangolo ascendente. Cosa abbiamo? L'entry in quel momento soddisfa i miei requisiti di ingresso? E una cosa che abbiamo visto prima anche con Gabriele, tendendo sempre a quel discorso di FCM, che potete iscrivervi comunque anche sul conto reale, in descrizione avrete sia il conto reale eccetera, il rischio ragazzi. FCM adesso, pochi minuti fa comunque, ci ha detto che è importante la leva. Ecco ragazzi, quanto rischio? Io per esempio consiglio sempre un 2%, consiglio l'1,5%, tra l'1 e il 2%. C'è anche, si può andare sopra? Probabilmente sì, anzi, scrivetemi in chat eventualmente se voi siete soliti anche avere un rischio più alto. E io vi posso dire che il rischio
attenzione a quello che vi dico, deve essere sempre io vi dico questo, sinceramente io utilizzo un metodo anti-martingala, cioè è un rischio calcolato, fisso, è un rischio fisso ma relativamente comunque sempre tra l'1 e il 2%, ci può essere un 2,5%, ma comunque siamo lì, perché? Perché avendo una... una quantità di rischio calcolata, ragazzi, attenzione a quello che vi dico, avendo una quantità di rischio calcolato, io che cosa vado a fare? Io non vado a fare come il martingala che io raddoppio sempre per 2, per 2, per 2, io raddoppio sempre poi a 4, per 2, 8, per 2, 16, cioè vado a raddoppiare sempre il mio capitale. E quindi io che cosa vado? Se io nell'arco di poco tempo io posso avere una perdita praticamente molto alta. Voi mi dite, sì, ma quando vinco poi potrei andare a riprendere tutta la perdita. Sì, ma vi basta il capitale? Dovete avere un capitale enorme per fare un martingala. Dovete avere capitali da 100.000 euro per fare un martingala. Perché? Perché già io con 10.000 euro mi bastano pochissime operazioni, 10, una decina di operazioni, già io ho bruciato tutto il capitale. Ok? Avendo un rischio calcolato anche pari al 2%, io che cosa vado a fare? Che su 1.000 euro io vado a prendere un 200 euro. Significa che vado a calcolare, scusate, su 10.000, vado a calcolare sempre, posso fare sempre un rischio calcolato. Quindi se io vado a prendere quindi un rischio calcolato, io significa che su 10 operazioni fatte con un rischio magari che va per esempio a 200 euro, io posso arrivare comunque a 2.000 euro, ma non vado mai a togliermi 10.000 euro. Ok? È questo l'importante, ragazzi. Quindi quello che vi voglio dire io è: siete sicuri che il vostro rischio sia adeguato alla vostra operazione odierna? Questa è la checklist che dovete avere. Primo, quindi visione globale. Secondo, andare a vedere, quindi, e ve lo faccio rivedere così almeno rimane anche più impresso. E poi ci ritorniamo ovviamente sulla diapositiva questa. Due, controllare se siamo in un trend rialzista o in una fase di range. Abbiamo visto, per esempio, su euro-dollaro che siamo in una fase di range e di probabile rottura. Andiamo avanti. Controlliamo i livelli statici. Abbiamo controllato i livelli statici, quelli che di lungo periodo, quelli di più breve periodo, quelli di brevissimo periodo. Abbiamo visto anche che i livelli statici e dinamici, compresi i ritracciamenti di Fibonacci. Ok? Dopodiché andiamo a controllare i pattern grafici. Quarta cosa nella checklist: controllare i livelli, i nostri pattern grafici. Perché ovviamente questa di conseguenza, ovviamente, a che cosa? Di conseguenza abbiamo che cosa? Una nostra mi va a, consapevolmente mi rendo conto che questo è derivante anche dalla nostra strategia, ragazzi. La nostra strategia. Perché avere una strategia significa togliersi che cosa? Togliersi la paura, togliersi necessariamente altri tipi di cose che possono andare a rompere la mia professionalità nel trading. Quindi paura, avidità, fretta. Ok, non ci devono essere nel trading. La strategia vi dà questo. Nel mio corso, per esempio, io vado sempre a dire spendo sempre molto sul money management, anche perché io sono fautore del libro, comunque della tecnica Money for Money. Quindi, ragazzi, è importante il money management. Dopodiché, un'altra cosa molto importante è il take profit. Quindi rischio,
il profitto. Il mio take profit riesce a soddisfare comunque almeno minimo un due volte lo stop loss? Cioè, io rischio 100 e vado a prendere a casa 200. Io non vi dico che deve essere per forza il doppio, ma almeno pari all'1 a 1. Deve essere maggiore dell'1 a 1. Cioè significa che il mio take profit deve essere almeno maggiore almeno maggiore dello stop loss. Cioè significa almeno l'1 pari a l'1 almeno virgola 5. Ok? All'uno e mezzo, ok? Diciamo uno, uno e mezzo già è ottima come rischio rendimento, ok? Già va bene, non scendiamo mai al di sotto comunque del rapporto rischio rendimento 1 a 1 e mezzo. Cerchiamo sempre di avere un rischio rendimento 1 a 2, ok? Questa è una cosa importante. Ovviamente quando posso uscire qualora fossi in direzione del profitto. Ovviamente quarto sottopunto di aprire una posizione che è il mio quarto punto fondamentale della checklist. Ditemi se mi sentite sempre bene, se ci sono problemi audio, video, eccetera. Voi continuate a dirmi sempre se ci sono qualcosa, io lo dico sempre anche durante il webinar per farmi capire bene. Allora, qualora fossi in posizione, perché? Ritorniamo sul grafico. Allora, quello che io voglio farvi vedere è questo. Se il mio rischio rendimento, quindi può essere 1 a 2, quindi cosa significa? Che, guardate ragazzi, io devo avere per esempio sul giornaliero magari ho una posizione di lungo periodo. Sul breve periodo invece magari mi faccio un calcolo con Fibonacci e magari dico, beh, 1,16 è un ottimo punto importante. E quindi mi creo qui un. No, scusate, questo no. Ecco qui. Mi creo un punto importante qui di profitto. Ok? Quindi significa che effettivamente, ragazzi, guardate, io posso fare che cosa? Posso andare a crearmi, diciamo, una situazione di rischio rendimento importante. Nel senso che io qui posso fare l'entry, aspettate che lo metto bianco, io qui posso mettere la mia entry, il mio stop loss qua sotto, il mio take profit qui. Vedete che il rischio rendimento è necessariamente molto più grande. Ok? Molto, di molto più grande. Ok, ragazzi? Quindi, dopodiché, cosa voglio farvi vedere anche, oltretutto? Voglio farvi vedere che effettivamente, questo rischio rendimento ovviamente mi tiene conto sia, scusate, fino a qui, vedete, mi tiene conto sia di una posizione di breve che una posizione di lungo periodo, perché questa può essere di lungo. E questa invece potrebbe essere magari di breve. Il rapporto comunque siamo sempre quasi 1 a 2. Qui magari sarà 1 a 3. Quindi quarto punto di aprire una posizione. Come faccio a capire? Quindi come faccio a andare a gestire la posizione? Io di solito faccio in questo modo. Quando è che posso uscire prima dalla posizione? Io di solito consiglio sempre un 70% barra 80% del mio profitto. Ok, ragazzi? Questo è molto importante da farvi vedere perché generalmente, purtroppo, generalmente il rischio, diciamo, anche perché il mio profitto comunque al 70-80% comunque è legato a già a un guadagno vero e proprio. Ok? Quindi questa è la checklist che io vi voglio far vedere per quanto riguarda appunto la posizione. Ovviamente, qual è la mia fine? E questo vi faccio vedere perché siamo arrivati alla fine del podcast.
poi del web, del, scusate, della, della, della spiegazione, diciamo, di questo webinar. E quindi potete cominciare a fare domande. Cosa mi succede? Che arrivando con questo, con questa checklist, possiamo avere sotto controllo tutto quello che mi serve per poter, senza aver dimenticato niente, per poter avere una ottima riuscita dell'operazione. Perché, ragazzi? Vi spiego perché. Se io ho in mano questa checklist e, qua, e un punto di questi non mi va bene, cioè nel senso che le probabilità che questa vada in su, per esempio, no? Perché la mia strategia mi dice, per esempio, che io qui vedo che non c'è un candlestick pattern, vedo che non ci sono molte probabilità che vada verso l'alto, per dire, quindi ancora non vedo dei pattern grafici buoni, oppure che c'è una resistenza molto vicina, cioè se io avessi una resistenza qui vicino, qui, ma io l'ordine magari neanche lo metto. Perché non vado a mettere l'ordine? Perché qui mi aspetto magari un rimbalzo, quindi aspetto. Ecco perché la checklist è importante. Tutti i professionisti, ovviamente, poi più si va avanti, più si ha una manualità, no, per questa, però all'inizio scriversi questa checklist è molto importante. Non so se avete chiaro questo concetto, ok? Non so se avete chiaro il concetto di andare a capire questo tipo di cosa, ok, ragazzi? Perché è molto importante capire questo tipo di situazione. È molto importante, perché non si va incontro a rotture vere e proprie, rotture nel senso che non si va a incorrere a perdite enormi, oppure a perdite stupide, perché magari non si è aspettata quell'operazione lì, oppure non si è calcolato bene il rischio rendimento, oppure addirittura, vedete, ecco perché vi dico la checklist, perché se io vedo che il rischio rendimento è 1 a 0,5, io non entro in posizione, perché no, non hai il requisito giusto dell'1 a 1. Capite, ragazzi? Ok, ci sono domande su queste cose qui. Ditemi se ci sono domande, così rispondiamo anche a Renzo, anzi dico a Gabriele, se può rispondere anche a questo, è protetto, se il conto è protetto dalla possibilità di non poter perdere oltre quello che si è depositato. Eventualmente, se Gabriele vuole rispondere nel mentre a questa cosa qui. Sì, assolutamente, grazie della domanda molto intelligente. E no, non c'è questo rischio, perché proprio una delle caratteristiche di FXM è l'unica azienda al mondo che da sempre applica questa policy cosiddetta del no debit balance, ossia il fatto che il cliente non può finire con un saldo del conto inferiore a zero. Noi abbiamo sempre applicato questa caratteristica, che ci è anche costata parecchio quando c'è stata la rimozione del PEG del franco svizzero da parte della Banca Nazionale Svizzera nel gennaio del 2015. Però fondamentalmente i nostri clienti sanno che quale che sia la posizione che hanno aperta, quale che sia il movimento del sottostante su cui stanno operando, in ogni caso, se anche l'ordine che noi dovessimo andare a eseguire, il stop loss per chiudere in margin call la posizione, non venisse eseguito al prezzo che a mercato in quel momento potrebbe non esserci, no? Il caso del franco svizzero è eclatante. Il franco svizzero è passato in pochi minuti da 1,20 a 0,94 con un movimento mai visto prima e mai, esatto, penso mai più si vedrà su due major, cioè non stiamo parlando di una valuta esotica. Ecco, i clienti che dovessero perdere più soldi di quelli che hanno depositato si troveranno automaticamente il saldo riportato allo zero da parte di Forest Capital Markets. Quindi tranquillizzo l'amico Renzo che ha fatto questa domanda. Benissimo. Poi voglio anche sottolineare una cosa, che se voi vedete, per esempio, quando andate a immettere gli ordini, ma questo è su tutti i tipi di piattaforme che ha a disposizione comunque FCM,
quando avete si crea un ordine, diciamo, potete andare a vedere assolutissimamente anche il subito il vostro stop loss e profitto, cioè nel senso che almeno potete nell'arco, per esempio, se io metto 100, vedete che mi va subito a immettere, a seconda del sia in pips ovviamente che in euro, potete mettere per esempio qui, se io metto lo stop per esempio a 20 e il take profit per esempio a 40, vedete che mi va subito a mantenere il profitto, il mio, diciamo, mi va a cambiare la mia cifra in cui sto rischiando, mi dice già il mio rischio e il mio profitto. Questo è una cosa buona, perché a parte che nel momento in cui voi avete capitale zero non vi fa mettere altre operazioni, quindi anche se siete in operazione e avete 100 euro, vi va l'operazione a zero, ovviamente il conto viene subito bloccato, o vi viene comunque detto guarda che stai, vi ho portato a zero, perché, ecco giusto Gabriele, perché non avete più i fondi necessari per poter operare. Sì, no? Assolutamente, fate conto che per ogni operazione il margine come viene utilizzato, cioè il margine sono i soldi che voi avete sul conto. Ogni volta che aprite un'operazione c'è un margine che viene utilizzato a garanzia dell'operazione. Quindi c'è un margine utilizzato, quello è, per esempio nel caso dell'euro-dollaro leva 1 a 30, no? Per cui se facciamo un'operazione come nel caso che sta facendo adesso, che ha messo in piattaforma... sì, euro-dollaro, Christian, esatto. Esattamente. Sì, vado subito a fare su 100.000 euro abbiamo 3.330 euro di margine utilizzato, cioè un trentesimo. E quello è il margine utilizzato, vuol dire che se uno ha, nella fattispecie, 5.000 euro sul conto, con 3.330 euro di margine impegnato per l'operazione, ne rimangono 1.670 circa per assorbire eventuali variazioni di prezzo. Per cui è importante, era quello che dicevo anche prima, no? Quando si parlava di risk management, di utilizzo di una leva più bassa, che il rapporto tra margine libero, margine disponibile e valore della posizione sia sempre in equilibrio, sia sempre sostanzialmente ampio, proprio per evitare poi di avere margin call noiosi, che sono chiusura della posizione perché il margine disponibile sostanzialmente è andato a zero. Perfetto, perfetto. Quindi per concludere, diciamo, il webinar, voglio anche dirvi che se avete comunque, vi rinnovo la cosa, se avete domande per quanto riguarda per quanto riguarda il conto, anche apertura conto, se avete bisogno di qualsiasi altra cosa potete benissimo lasciare i commenti, poi io rigiro tutte le domande poi a Gabriele, in modo tale che si può anche creare questo ponte che potete usufruire per avere un filo diretto con FCM, ovviamente solamente per questo webinar, non per gli altri. Ovviamente ci sarà anche, comunque ve lo già dico, un webinar poi per quanto riguarda, che ecco qui Gabriele magari ci darà la disponibilità, però molto un po' più avanti. Ti ringrazio Gabriele, e poi per quanto riguarda ovviamente l'apertura del conto, potete andare sia in chat adesso che anche nella descrizione di questo video, se siete in diretta su YouTube potete vederlo direttamente all'interno del video, in modo tale che alla descrizione del video, in modo tale che cliccando su quel link potete andare direttamente ad aprire il conto. Un'altra cosa importante che volevo dirvi è ovviamente se vi è piaciuto questo webinar potete anche iscrivervi ai prossimi webinar direttamente sulla pagina diciamo dedicata del mio sito christianciuffa.com/webinar, e potete anche
iscrivervi a quello che è in descrizione, sia la Trading Room che i corsi. Volevo dire a Gabriele innanzitutto un ringraziamento veramente speciale per questo intervento. Siamo stati veramente contenti, insomma, che ci sei stato tu e anche FCM, insomma, che ci ha fatto vedere questa piattaforma che veramente è eccezionale, e ovviamente anche le altre piattaforme che ovviamente collaborano con FCM. No, sono io che vi ringrazio, saluto tutti, grazie per l'attenzione e ben volentieri ci rivedremo presto con Christian, perché sicuramente non posso che aderire con entusiasmo al suo invito a presenziare a prossimi webinar. Ti ringrazio molto. Benissimo, io ringrazio Gabriele, ringrazio tutti. Io vi do appuntamento ovviamente al prossimo webinar, la registrazione vi verrà per email e la potete trovare anche sul canale YouTube. Bene, con questo vi ringrazio a tutto, vi auguro un buon trading a tutti, un buon trading a tutti anche con FCM, e non mi resta che darvi poi un saluto e un buon fine settimana. Ciao ciao a tutti!